Bill Cut. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Inter for Passion. Allora, io inizio questo video col sorriso perché penso alla partita degli scoloriti di ieri sera. Con chi hanno giocato? Con la settima in classifica nel campionato francese. Bella prestazione ragazzi. Detto questo, passerete il turno con semplicità, nulla di che, però complimenti per la prestazione. Ma quello che mi fa ridere non è tanto la prestazione, che ci può stare perdere 1-0 con il Lione fuori casa, ci può pure stare. Quello che mi fa ridere sono le lamentele. Ma come, Piangina non eravamo noi? Non eravamo noi quelli che ci piangevamo? Come? Sì, lo so. Il tuffo che ha fatto Codino, stile cagnotto, in Italia gli avrebbero dato il rigore. Là no, in Europa no, non è il rigore. Non te lo danno. In Italia te lo danno, in Europa no. In Europa o c'è il fallo, non te lo danno il rigore. Ai, Sarri. Caro Sarri. Gli altri calciatori non parlo perché... Comunque, faccio un'altra premessa perché mi devo allacciare poi a un altro discorso. Tutte queste indignazioni per il trattamento che hanno ricevuto i tifosi in Francia. Oh, gobbi erano! Mica quel trattamento era perché c'era il coronavirus, quello perché sono gobbi. Battute a parte, perdonatela, ma ci voleva. Mi allaccio agli amici del Bulgari, del Ludogorets, che sono scesi ieri dall'aereo con le mascherine. La psicosi. A Milano state venendo, non state andando a Torino. Non state andando a trovare quelli là. Quando vi ricapita di venire a Milano a giocare. Bah. Detto questo, devo dire un'altra cosa. Ai gobbi ci pensiamo da questa sera in poi, ma fino a questa sera abbiamo un'altra cosa da affrontare. Abbiamo la partita di Europa League e dobbiamo passare il turno. Quindi, non date tutto per scontato, perché comunque sia, questi sono venuti per giocarsela, non sono venuti per farsi la gita a Milano con la mascherina, sono venuti per giocarsela. E quindi non diamo come per scontato questo vantaggio che abbiamo qua, là, no, andiamoci calmi, affrontiamo la partita come va affrontata e cerchiamo di passare questo turno che ci serve. Che dire, altre cose. Una cosa importante. Io voglio salutare e ringraziare Sergio Sarruggeri, il Bauscia Nero Blu, che ieri mi ha invitato nella sua live. Ci siamo divertiti, abbiamo parlato un po' così del più e del meno. Quindi un saluto all'amico Sergio. Iscrivetevi al suo canale e seguitelo in live, perché con Sergio si può parlare veramente di calcio. Perché è un interologo. Che dire ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio di avermi dedicato questi 5 minuti. Iscrivetevi al canale se volete, mettete un like se volete, se vi va seguiteci sulle piattaforme social, vi lasciamo tutti i link in descrizione, altrimenti fate come volete, non è un problema. Un saluto al prossimo video di Inter for Passion.